Bene, con questo messaggio noi iniziamo questo ultimo talk show di oggi nello spazio FIPE dedicato appunto alla tecnologia e alla sostenibilità. Belle parole queste, poi bisogna vedere se queste belle parole si traducono in fatti. Noi conosceremo, senza stare a perdere tempo, i nostri ospiti di mano in mano, però abbiamo il piacere di avere il direttore generale che era in visita di, si può dire, una, in visita di piacere, Ho fatto alziamo il giallo. Ho fatto l'errore di passare nel mio stand. Sì, ero in visita di piacere oggi, sono stato rapito da questo binomio sostenibilità e tecnologia. Dottor Calugi, direttore generale di FIPE, grazie di esserci. Abbiamo Maria Pizzorno di Winesider, Luigi Caricato, l'amico di Olio Officina, amico giornalista, scrittore, poeta, dopo voi vediamo un po'. Mauro Apostolo, l'abbiamo conosciuto già qualche anno fa, sempre nello spazio FIPE, quando ancora queste attrezzature non si conoscevano. Stavano iniziando, poi dopo ci spiega di cosa parliamo. E poi mi dicono che abbiamo un rappresentante, Mauro Iori di Uno Energy. Mauro, salve, ben trovato. Bene, allora iniziamo questo ultimo collegamento parlando di sostenibilità. Direttore, lei quando vuole intervenire naturalmente lo può fare sempre, chiaro. Allora, Luigi Caricato, sostenibilità, visto che lei è scrittore, giornalista, poeta, questo è il suo microfono, vabbè, comunque abbiamo... Anche poeta? Così mi hanno detto, qui c'è una recensione poeta, questo non la sapevo, però vabbè. Però vabbè, l'importante è che alziamo il microfono verde, verde, la verde speranza. Allora Luigi, tecnologia. Tecnologia applicata all'olio diventa veramente una grande scommessa, perché l'olio è forse uno dei primi alimenti tecnologici. Perché voi dovete immaginarvi, oltre 6.000 anni fa, l'uomo primitivo che a un certo punto individua in questi piccoli minuscoli frutti qualcosa di prezioso da cui si ricava l'olio. Può sembrare una banalità oggi, ma 6.000 anni fa, quando tutto ebbe inizio, non era così semplice. Perché c'erano intanto non gli olivi, ma degli arbusti selvatici, gli olivastri, da cui poi l'olivo, e quindi quando la pianta è stata domesticata, finalmente si produce l'olio. E quindi il primo prodotto tecnologico. Poi oggi... Sostenibilità. Ecco, però voglio dire che oggi quella tecnologia la stiamo abbandonando nell'olivicoltura, perché si ha paura di quello che viene definito olivicoltura di alta densità. Perché questa tecnologia, quando va così avanti, hanno paura. L'alta densità significa che gli olivi non sono più distanti l'uno dall'altro 10, 12 metri o comunque 6 metri. Raccolti a macchina, per te, il prodotto raccolto. Prodotto raccolto con la macchina, come avviene con la mietitrebbia, proprio la stessa cosa. Sostenibilità. Sostenibilità è una parola che mi spaventa e mi affascina. Mi spaventa perché vedo ovunque che la si utilizza a sproposito, nel senso che non sempre si comprende il valore di una parola così importante e centrale. Io però è una parola che amo e soprattutto l'amo quando la vedo proiettata nel mercato, perché sostenibilità significa anche non soltanto un discorso ampio che racchiude anche l'aspetto dell'ambiente, racchiude l'aspetto anche sociale. Per me sostenibilità è anche dare la giusta remunerazione ai lavoratori della terra, e questo spesso non accade. Sostenibilità è anche avere attenzione e cura per il prodotto. Sostenibilità anche per fare reddito. Anche. Guadagnare. Giusto reddito. Il giusto reddito. Diamo la precedenza alla signora che rappresenta il vino, poi arriviamo a Ecozema che ci piace. Tutto quello che volete. Allora signorina. Lei rappresenta una bella azienda, l'abbiamo conosciuta oggi, Maria Pizzorno, giusto, di Winesider. Ecco, ci può ripetere per coloro che ci seguono da casa chi siete?
Sì, allora The Wine Cider in realtà è stata già presentata ieri, questa mattina, quindi vi invito comunque a riguardare anche le dirette che appunto hanno presentato l'azienda in tutti i suoi dettagli. The Wine Cider sostanzialmente è una food company che si occupa di sistemi di gestione per le cantine di vino, quindi aiutiamo i ristoranti, aiutiamo i ristoratori nella gestione della loro cantina, sia con un servizio di conto vendita ma anche appunto con servizi digitali che si occupano appunto del controllo della cantina, tutta la parte gestionale. È attiva da circa 5-6 anni, io in realtà sono una risorsa abbastanza giovane, non solo come età ma anche sono entrata 3 settimane fa in azienda e devo dire che sta crescendo molto in fretta, è una bellissima realtà. Parlando di sostenibilità invece, non avendo un prodotto, non vendendo The Wine Cider un prodotto, noi ovviamente non ci occupiamo della sostenibilità del packaging piuttosto del prodotto stesso, ma cerchiamo nei servizi che offriamo di essere più sostenibili possibile, quindi partendo in bicicletta dalle consegne in bicicletta a Milano, ci stavo arrivando, la nostra forza vendita si muove solo su auto elettriche, sono piccole cose ma se messe insieme sicuramente riducono l'impatto che l'azienda ha sull'ambiente. Lavoriamo col vino, con un prodotto naturale, un prodotto di prossimità, quindi a differenza di altri prodotti naturali lo abbiamo in casa qui in Italia, quindi anche questo secondo me è importante, lavorare sempre con un prodotto che è vicino, che ha un impatto, ha poco impatto sull'ambiente e anche nella selezione dei fornitori, cercare comunque fornitori che si impegnano a partire dai vini biologici, certificazioni, quindi ci sono un mare di cose che si possono fare, noi sicuramente non facciamo tutto il possibile ma ci arriveremo. Ma noi dobbiamo premiare quei produttori che sono sostenibili nella vigna, ricordiamolo. E in questo le certificazioni aiutano tantissimo, perché avere dei produttori che sono certificati, produttori che producono vini biologici, che si impegnano, sicuramente... Non solo sul biologico, anche sul convenzionale. Allora, grazie di esserci innanzitutto. Prego, grazie a voi. Mauro Apostolo, direttore commerciale Lombardia, Ecozema. Magari mandiamo anche qualche slide di Ecozema sul maxi schermo, se non è un problema per la regia, anche perché così cerchiamo di capire questa linea di stoviglie biodegradabili e compatibili. Ecco, noi l'abbiamo conosciuta un po' di anni fa, quando le cose, insomma, sembrava superflua un po' questa... Ma no, è un percorso che fa parte di questo concetto, dello sviluppo del concetto di sostenibilità. Si tratta di cercare di fare qualche cosa oggi che sia ragionevole, proficuo, ma che soprattutto serva anche per il futuro, cioè in modo tale da utilizzare delle risorse in modo ragionevole e soprattutto permettere a chi arriverà un po' più avanti di avere ancora spazio e risorse per poter progredire. È un po' il concetto di sostenibilità, un impatto sociale, un impatto economico sicuramente, ma anche un impatto difficile all'inizio, oggi vedo che... Ma allora diciamo che 20 anni fa, quando cominciai a lavorare in questo settore, mi guardavano come il magico Alverman, lo gnomo dei boschi, quello che arriva e racconta delle cose strane. Oggi c'è una ragionevole attenzione, soprattutto perché si parla di ambiente ovunque e qui è necessario operare una buona distinzione tra quello che è greenwashing, cioè quello che le aziende stanno facendo perché si appiccicano la medaglietta di cartone con scritto bio oppure sostenibile, e le aziende che invece lavorano per ottenere effettivamente, portare avanti questo progetto. Ecozema nasce, siamo ultracentenari, nel senso che parliamo dall'Ottocento, io sono arrivato qualche anno dopo la fondazione dell'azienda, quindi diciamo che noi abbiamo cominciato a parlare, a credere a questo settore a fine del secolo scorso, quindi a fine 1998, ecco, abbiamo cominciato a ragionare su questi aspetti. Oggi siamo una società benefit, nel senso che abbiamo cercato di dare un senso compiuto a tutta questa nostra attività, a questo nostro sforzo, quindi per l'ambiente, per il sociale
cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo, ecco. Ma materiale ne usate che voi, tanto i bicchieri, i vassoi? Il materiale che noi usiamo è di origine naturale, quindi prendiamo tutto quello che l'agricoltura scarta. Allora, scarta nel senso che dopo aver recuperato quello che serve per l'alimentazione, il resto viene accantonato e subisce due trasformazioni. La prima trasformazione genera degli zuccheri che servono per il mercato alimentare. Da quello che resta si fa una seconda selezione che genera ancora degli zuccheri che servono all'industria conserviera. Quello che non ha più niente, ma proprio niente, che non è inutilizzabile per tutto, lo recuperiamo noi attraverso della chimica verde e per ottenere dei biopolimeri o per ottenere delle materie prime che siano compostabili, quindi di origine naturale. È un po' il nostro mantra, quello del circolo virtuoso. A noi piace tantissimo questo concetto di economia circolare, quindi partiamo dalla natura e torniamo in natura con del buon compost. Ecco, questo è l'olio extra, l'olio d'oliva. L'olio ci ha dato un piccolo dolore qualche anno fa, quando i nostri bicchierini assaggio che facevamo in PLA, in acido polilattico, quindi compostabili, però diciamo che non sono più stati utilizzati perché è di colore trasparente. E l'olio per gli assaggi ha bisogno di un colore che mascheri. Un attimo. Dopo ce lo spiega Luigi, ce lo spieghi Luigi. Allora, vorrei passare, fare un giro veloce anche con Mauro Iori, se riuscite con una camera questo signore. Mauro Iori, lei rappresenta Uno Energy. Ecco, sì. Ci parli un attimo di sostenibilità parlando della sua azienda. Sì, prego. Buonasera a tutti. La nostra Uno Energy è una società da 6 anni, partner anche di FIPE, la quale opera nel settore della vendita di prodotti energetici e anche nel campo dell'efficientamento energetico. Diciamo che noi operiamo a 360 gradi. Il core business nostro chiaramente è la vendita, però abbiamo una serie di società da noi interamente controllate, le quali operano nel settore della riduzione dei costi. Non solo, ma dopo un'analisi della situazione, qualora uno degli associati FIPE ci chiami, noi facciamo un punto della situazione, facciamo delle proposte, seguiremo anche la pratica dal lato incentivi per vedere quelle che possono essere le possibilità di intervento da parte della normativa affinché questa incida notevolmente su quelli che sono i costi di installazione delle nuove tecnologie. Quindi partiamo dal solare termico, dal fotovoltaico, dalle pompe di calore, da qualunque tipo di soluzione la quale possa veramente ridurre quello che sono i costi. Scherzando, prima Luciano mi diceva, ti volevo parlare, è qualcosa che sicuramente va contro, diciamo, no, non è vero. Noi siamo ben lieti di vendere meno in termini di volume globale con l'associato, con il nostro cliente, ma questo deve trovare in noi un interlocutore più che valido affinché ottimizzi lato consumi e di riflesso lato spesa quelle che sono le proprie spese. Perché ad oggi, con tutte le continue crisi ricorrenti che ci possono essere, sia in alto che in basso, perché l'anno scorso abbiamo raggiunto dei parametri di acquisto talmente bassi che erano incredibili. Oggi sta succedendo il discorso inverso con una rapidità e anche direi con una durezza che io onestamente non mi sarei mai aspettato. Allora, cioè il fatto delle materie prime, cioè il costo dell'energia. Il costo dell'energia. Non è che se qualcuno, io sono diversi mesi che mando mail, perché io seguo le convenzioni con Commercio, Federalberghi, FIPE, insomma tutta una serie, tutte le partite, convenzioni che riguardano le partite IVA della mia società. Io è da aprile-maggio che mando in giro delle voci, che mail, WhatsApp, che prevedevano, secondo i nostri provvisionali, un'ascesa dei prezzi. Ma l'ascesa che c'è stata in questi ultimi 3 o 4 mesi, mi creda bene, era
non era assolutamente ipotizzabile. Allora, per risparmiare si deve consumare meno. Allora, per essere tertium non datur, dicevano i latini, no? Quindi mi dica. Per essere sostenibili, sì, aumenta il costo dell'energia. Quale consiglio ci dà? Fare una bella diagnosi, una fotografia dello stato attuale delle vostre aziende, verificare quelli che sono i punti dove dobbiamo intervenire e cercare, attraverso degli investimenti mirati, tenuto conto anche di quelle che possono essere i vari incentivi, lo sconto in fattura, tutta una serie di operazioni, ora non è il caso di entrare nei dettagli. Quindi la prima questione da affrontare è ridurre i consumi, laddove sia possibile, ma nella stragrande maggioranza dei casi questo è possibile. È chiaro, chi ha le cellule frigorifere potrà risparmiare di più, chi ha ridotto, chi ha cambiato recentemente i pannelli fotovoltaici, abbiamo risolto molti problemi. Allora, sui pannelli fotovoltaici le rubo 30 secondi. Io purtroppo temo che, e ne parlavo prima anche con Cosbraga, che la stragrande maggioranza degli alberghi, io lavoro nel settore alberghiero essenzialmente. Ristoranti, alberghi. Calugi mi dice che sono fidanzato di Nucara e di Bocca, e quindi può anche essere vero. E quindi i ristoranti di città, non avendo un tetto proprio, non avendo degli spazi esterni, sono difficilmente possono recepire l'impianto fotovoltaico. Però ristoranti di campagna, quelli che sono autonomi, lì sì. Ad oggi, attenzione, sul fotovoltaico non c'è incentivo che tenga. Però in questo momento, in fase di legge di bilancio che crea tante aspettative, è probabile che questi vengano inseriti. Se lei fa il fotovoltaico a casa sua, ha l'incentivo, con il famoso 110 che noi in alcuni casi stiamo facendo. Se lo fa il ristorante Iorio, il ristorante Calugi, questo non ha nessun incentivo. Come va, direttore? Come va? Non c'è l'incentivo? Ah no, l'incentivo sicuramente... Come mai non c'è l'incentivo per il ristoratore? No, incentivo per i ristoratori ce ne sono, e soprattutto sul tema della sostenibilità ce n'è più di qualcuno. Il problema è che come viviamo questa parola... Cioè, noi anche dall'insieme delle parole e degli interventi che si sono susseguiti qui, e li ringrazio tutti, hai visto che la parola sostenibilità è una parola che può essere, è un po' come un caleidoscopio, no? Lo puoi vedere in tante maniere differenti. Qui abbiamo sentito una sostenibilità di tipo ambientale, poi abbiamo sentito una sostenibilità di tipo energetico, prima hai fatto cenno ad un'altra sostenibilità che a noi come federazione sta particolarmente a cuore, che è la sostenibilità del tempo lavoro. Questo è un settore che è labor and energy intensive, cioè è un settore dove si lavora tantissimo e dove si consuma tantissima energia. Allora, la tecnologia deve servire. La tecnologia è uno strumento, l'obiettivo è semplicemente uno, rendere questo settore un settore dove si riesce a lavorare e a dedicare il tempo giusto che tutti quanti dedicano al lavoro, e al tempo stesso ricondurre questo settore a dei parametri di consumo energetici che siano più validi. Nelle ultime decretazioni che sono state prese sul tema Covid ci sono N incentivi, crediti d'imposta che sono stati dati per anche l'ammodernamento delle macchine, e questo basta girare per gli stand qui di Host, gli stessi che vi vendono la tecnologia spesso e volentieri vi combinano anche l'incentivo che è associato. Il vero cambiamento ci sarà nelle prossime mesi, nei prossimi anni, perché su questa parolina sostenibilità si gioca buona parte di quei 230 miliardi che verranno comunque messi a bando nei prossimi mesi con il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, su cui la ristorazione, vorrei ricordarti, non era neanche citata nella prima stesura. Io ricordo appunto con Luciano Sbraga e con gli altri colleghi amici della federazione, quando leggemmo il primo passaggio del PNRR era citato qualsiasi cosa, la ristorazione no. Ci è costata qualche passaggio in Parlamento
senza urlare, senza fare post su Facebook, senza fare nulla di particolare, semplicemente facendo il nostro mestiere, lavorando e spiegando alle forze politiche perché la ristorazione sul tema sostenibilità ambientale, energetica e sociale è fondamentale. Perché vorrei semplicemente ricordarlo, sarà una banalità, ma abbiamo le cucine da rimbalzo, da fare un giro per questa fiera, le cucine che sono centri energivori, quindi bisogna assolutamente cercare di intervenire lì, a volte più che con un pannello. Ma aziende che hanno investito come questa oggi, prima il precedente talk show, diceva che ha trasformato le attrezzature elettriche da... Esatto. E quindi molte attrezzature funzionano proprio in maniera elettrica, purtroppo. Assolutamente sì. I camini nelle pizzerie li abbiamo vietati, e quindi bisogna forse rivedere qualcosa. Bisogna assolutamente rivedere qualcosa, bisogna soprattutto affrontare questo come in maniera professionale, affidandosi a degli esperti, facendo una due diligence di tipo energetico, cosa che spesso e volentieri non viene fatto. Bisogna, adesso sentivo molto... seguo da un po' di tempo la sperimentazione di One Insider, molto interessante, molto interessante. Pensa solamente a quanto si riesce a risparmiare in termini anche di spostamento e stoccaggio di merci, se effettivamente in alcune tipologie di servizi riusciamo a utilizzare una tecnologia come bicicletta? Ma non solo la bicicletta, l'ottimizzazione degli stock, sì. L'ottimizzazione degli spazi che devi ottenere, la diminuzione dei costi d'affitto, cioè ci sono tutta una serie di ragionamenti che, viva Dio, bisogna cominciare ad applicare anche a questo settore e farlo in maniera professionale. Noi abbiamo visto le cantine che col fotovoltaico hanno risolto il 60-70% dell'energia, quindi dobbiamo dire che già... La cantina, per esempio, le cantine organizzate, intendiamo, hanno già in qualche maniera, non dico risolto, però migliorato l'autosufficienza, possiamo dire così, quasi. Col sole. Mi fai fare solo una battuta, perché questo non è un tema filosofico, è neanche un tema, come dire, non so anche come dirtelo, obbligatorio da affrontare. È un tema che guiderà la domanda dei consumatori nei prossimi anni. Il 65% dei consumatori vuole ristoranti sostenibili, ma basta andare in un qualsiasi supermercato, certo. E troviamo ormai qualsiasi prodotto che si fa forte reclamizzando qualche forma di sostenibilità. Non utilizza il lavoro, per fortuna, di un certo tipo, non utilizza ingredienti di un altro tipo. Oggi ci facciamo forza nella produzione del concetto di sostenibilità, per quale motivo non dovrebbe essere applicato anche all'industria della somministrazione? Luigi, sostenibilità, l'olio potrebbe essere sostenibile anche in etichetta? Lo è già, ci sono diverse aziende che certificano la loro sostenibilità. E non una semplice sostenibilità in etichetta, ma una sostenibilità a 360 gradi, a partire dal campo. Noi sappiamo dell'esistenza della legge contro lo spreco alimentare, in realtà bisogna sensibilizzare anche i vari parlamenti per lavorare per una legge contro lo spreco delle materie prime. Pensate che da 100 kg di olive si estraggono, quando va bene, 20 litri di olio, ma in realtà è una percentuale teorica, se ne estrae molto meno. Tutto il resto, quindi il frutto del lavoro di un anno, di tante energie profuse, di spese, ma soprattutto anche acqua per irrigare, non soltanto concimi, va disperso. Recuperare le foglie, recuperare quella che si chiama sansa, quindi la parte solida, residuo di lavorazione, recuperare l'acqua di vegetazione, quindi la parte liquida presente nell'oliva. Pensate che c'è un'azienda siciliana che estrae un'acqua e vende quest'acqua di olive, che è ricavata appunto dalla purificazione dell'acqua di vegetazione, e quest'acqua viene destinata alle aziende cosmetiche e farmaceutiche. La stessa azienda, con la sansa di oliva, anziché sprecarla, anziché renderla semplicemente un ammendante agricolo, cosa fa? Ottiene dei mangimi destinati all'alimentazione zootecnica, e le carni sono nettamente superiori e migliori come qualità, e quindi questo è un vantaggio. Allora
sensibilizzare anche su questo aspetto di cui si parla poco, perché noi diciamo contro lo spreco alimentare ed è giusto, ma contro anche lo spreco di materie prime. E l'olio è un alimento sostenibile anche nel consumo, perché per esempio un olio di alta qualità ha un alto effetto condente, quindi si versa anche meno olio. E quindi c'è anche un lavoro che si dirige verso l'alta qualità del prodotto, quindi per ottenere un prodotto sempre superiore dal punto di vista nutrizionale, salutistico, ma anche sensoriale. E lo stesso prodotto è anche diciamo un prodotto che ha una valenza dietetica, perché se ne versa di meno. Ecco perché ci vuole anche una grande attenzione nei ristoranti, perché il ristorante molto spesso è l'anello debole, dove l'olio non viene valorizzato. E per tornare a quanto si è detto prima riguardo ai bicchieri, in realtà io approvo la proposta e la soluzione adottata dai Cosema, perché il bicchiere non deve essere necessariamente scuro, azzurro, rosso, per non far vedere il colore. Questo è un retaggio culturale che va superato. È sbagliato, quindi. Ora vi spiego perché. Negli anni '80 venne fuori questa direttiva, che era frutto di un lavoro molto importante. Questo fece sì che il bicchiere scuro non ingannasse l'assaggiatore professionista, perché vedere per esempio un olio dal colore giallo paglierino scarico ti dà sempre l'immediatezza di un olio di scarsa qualità, mentre un olio ben verde o giallo oro intenso dà l'idea subito di un olio di qualità. Allora si era pensato di oscurare in modo da non lasciare, diciamo, ingannare in qualche modo l'assaggiatore professionista. Invece, ecco, io sono convinto che i bicchieri possano essere liberamente chiari. Il problema qual era? Che in quegli anni, quindi fine anni 70, inizi anni 80, gli oli non erano di qualità come lo sono oggi, perché nel frattempo la tecnologia di estrazione è cambiata notevolmente, non ci sono più le macine in pietra, le press, c'è una tecnologia talmente evoluta che ha dato luogo a degli oli di qualità nettamente superiore, e quindi questo problema in realtà non si pone. Molti degli, diciamo, dei sentori sgradevoli che un tempo c'erano non ci sono più, perché è difficile oggi produrre un olio di scarsa qualità, vuol dire proprio impegnarsi a farlo male. Proviamo a parlare a coloro che ci guardano da casa, e i ristoratori sono questi, no? Per essere sostenibili, per premiare i produttori, per dare un valore aggiunto di territorio, paesaggio, io ritorno sempre sulla parte, diciamo, iniziale, no? Il ristoratore può dare una mano? Il ristoratore deve essere, per forza di cose, un promotore di tutte le materie prime. E spesso questo lo si ignora, nel senso che uno utilizza le materie prime senza una necessaria consapevolezza. Io ho proposto dei ristoranti oliocentrici, non per ristoranti? Promuovere, oliocentrici, dove l'olio è al centro. Può sembrare una fantasia assurda, un'esagerazione, una voglia di fare marketing. La carta dell'olio? Una carta degli oli, un carrello degli oli, soprattutto anche l'olio nel menù. Perché quando voi andate al ristorante vedete che nel menù ci sono le varie portate, ma senza alcuna indicazione dell'olio. C'è invece alcuni, ma molto pochi, pochi, molto pochi. Invece anche lì c'è comunicazione. Ma poi soprattutto dobbiamo ammettere che c'è stata una lotta per eliminare le oliere dai ristoranti, perché è una soluzione terribile, in quanto l'olio si ossida. Lasciato. Le troviamo ancora queste oliere? Comunque. Per fortuna no, io sarà che frequento degli ottimi ristoranti, per fortuna no, ma anche perché questo è un processo culturale, non dobbiamo mai attribuire delle colpe a chi ha adottato le oliere. Il problema è che quando c'è un processo culturale, questo è lento, perché anche il mondo della produzione era indietro fino a poco tempo fa, quindi nel senso che dobbiamo attendere questo processo culturale che procede con lentezza. L'importante non accelerare tutto ciò, ma rendere consapevoli tutti i protagonisti del valore che ha un prodotto. Perché se l'olio extravergine di oliva viene definito alimento funzionale, è addirittura un nutraceutico, allora dobbiamo farne tesoro, dobbiamo valorizzarlo. Io ho proposto, perché organizzo il forum Olio Ristorazione, siamo già stati
alla quarta edizione che si è conclusa l'11 ottobre, ho proposto l'olio di intrattenimento. Quando l'avventore di un locale entra, si siede, ha bisogno di essere intrattenuto perché non c'è immediatamente la comanda. Noi siamo abituati con le bollicine. L'olio con siamo del abituati pane. Con le bollicine, ripeto. Certo. Possiamo abbinarlo, no? Allora, scusa Luigi, poi dopo ritorniamo un attimo, anche perché tu sei talmente passionale, no? Che ci affascina questo tuo modo di presentare questo mondo dell'olio, fra l'altro quel volume che hai scritto recentemente. Il grande libro dell'olio, 500 pagine, mancano 4 per 500 pagine. Bellissime, 500 pagine che invito ai ristoratori di... Dove si acquista? Librerie, come si chiama il libro dell'olio? Sia quelle fisiche sia quelle online. Luigi Caricato, ricordiamolo. È veramente straordinario, complimenti per il grande lavoro. Grazie. Io vorrei tornare un attimo invece da Maria Pizzorno di Winesider, anche perché potremmo secondo lei abbinare il vino con l'olio a extravergine d'oliva? Beh, sicuramente sono due eccellenze del panorama italiano, quindi sicuramente sì. Anche sul lato sostenibilità sono due prodotti che si sposano molto bene, perché sono prodotti del territorio, sono prodotti naturali e sono prodotti che non hanno bisogno neanche di un processo così industrializzato per essere portati in tavola, quindi sicuramente si sposano molto bene. Io purtroppo sul vino non ho tutta la conoscenza che il collega ha sull'olio, quindi non posso andare troppo in profondità, però sicuramente sì. Volevo anche un attimo tornare appunto col discorso di prima, legato a The Winesider, sulla questione logistica, ottimizzazione dei trasporti, eccetera. Devo dire che in questo, in effetti, forse prima non l'ho citato abbastanza, ma The Winesider sta facendo tanto, nel senso che quando uno poi va in giro, conosce i ristoratori, si rende conto anche della complessità che i ristoratori hanno con i loro fornitori. Quindi il lunedì arriva appunto l'olio, la pasta, la mozzarella, il martedì arrivano due fornitori di vino, se si riuscisse anche in un futuro ad ottimizzare la parte logistica, sicuramente si avrebbe un vantaggio enorme per il ristoratore, ma anche per l'ambiente, perché io ad esempio sono di Genova, in una città come Genova congestionata, quando noi i ristoratori proponiamo la nostra soluzione, loro sono molto attenti, molto anche sereni, felici di sentire una soluzione del genere, ma quando poi passiamo a raccontare loro che da 10 consegne alla settimana dei vari fornitori di vino passano uno, lì si illuminano, perché non, sia per la questione sostenibile, ma anche una sostenibilità di, come dicevamo prima, lavoro e impegno, effettivamente cambia la vita del ristoratore. Quindi volevo tornare su questo punto. Dicevano i ristoranti al pomeriggio alle ore, che ne so, ci sono questi cartelli che vediamo, vedi qua, sono contenti ad Ost. Quindi, no, dico, leggiamo dei cartelli, vedi, questo problema non c'è più. Esatto. Con i rappresentanti, ve la vedete voi con i rappresentanti? Sì, 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 ce la vediamo noi. Poi alcuni sono anche molto felici di mantenere il rapporto con i rappresentanti, magari hanno da 20, 30 anni, però la questione logistica è risolta una volta per tutte, quindi anche quello lì è molto importante. Perfetto. Direi che l'olio, facciamo un pensierino, wine, aggiungiamo anche la parola, la parolina oli, potrebbe essere? Sono felicissimo. Potrebbe essere, sì. Sì, sì. Siamo felicissimi. Dopo poi mi dirai su questo, poi chiudiamo. Vi consegno questo magico microfono. Allora, ha sentito qui che le cose stanno... Allora, con l'olio possiamo usare le trasparenze. Possiamo tornare cibi a proporre. Caldi, lo promuovo io. Cibi caldi e cibi freddi, cambia qualcosa? Cambia qualcosa, perché non tutte le bioplastiche sono compatibili con il caldo. L'acido polilattico, che ha questa sigla PLA, che non è l'inizio della parola plastica, ma è polylactic acid, ha una capacità di trattenimento, cioè ha una resistenza alle temperature che non supera i 45 gradi. Tutti gli altri prodotti sono compatibili con temperature in esercizio dai 70 ai 90 gradi, quindi non ci sono problemi per quello. La cosa simpatica, ecco, se vogliamo definirla, dei nostri prodotti è che
vanno con i residui di cibo nell'organico, quindi sono prodotti che non hanno bisogno di essere smaltiti separatamente dai residui di cibo, vanno tutti secondo insieme. Secondo lei il consumatore è informato? Quando... Il consumatore comincia a essere informato, perché molti gruppi di acquisto solidali, i famosi GAS, si stanno interessando, perché il compleanno dei bambini piuttosto che la cena a casa mia quando arriva l'orda barbarica con i 30 amici e bisogna fare la spaghettata, sicuramente non uso i miei prodotti, perché poi dopo vanno via tutti insieme nell'organico, è una cosa più facile, ecco, più veloce. Anche il delivery, che sta cominciando a diventare significativo anche per noi, ha significato un investimento su due linee di prodotto che sono dedicate alla veicolarizzazione del cibo, sia per il caldo che per il freddo, sia per i cibi che devono essere in qualche modo protetti, quindi abbiamo anche una linea di prodotto che va in ATM, in atmosfera modificata, perché dobbiamo garantire una shelf life di 26 giorni a meno 42, quindi le bioplastiche hanno fatto dei passi da gigante in questi ultimi anni e siamo in grado di confrontarci anche su aspetti meccanici o di performance che prima ci erano preclusi. Naturalmente al ristorante il bicchiere non lo vogliamo di plastica, cioè, dobbiamo usare il vetro. No, ma sai Sauro, qua bisogna essere molto chiari, cioè c'è una legge, si chiama una legge che adesso è stata approvata, adesso è stata spostata di un anno, ma sarà impossibile utilizzare i prodotti usa e getta fra poco tempo, quindi bisognerà, sì, già da 3 luglio, ma adesso viene spostata probabilmente di qualche mese per l'applicazione per quanto riguarda la ristorazione. E questo oggettivamente comporta un problema immediato nell'utilizzo di questi prodotti. Adesso anche qui tu la puoi vivere in due maniere, la puoi vivere come costo o lo puoi vivere come un'opportunità. Dipende sempre come affronti questi processi di trasformazione. Se tu sei in grado di utilizzare questo processo di cambiamento promuovendo il cambiamento, quindi adottando delle modalità nuove in cui riesce a catturare una domanda che è sempre più forte da parte del consumatore, allora diventa una grossissima opportunità di business, una grossissima opportunità anche per attrarre quella fascia di consumatori giovani che sono sempre più attenti a questo aspetto. Sentivo prima il tema del menù dell'olio, è un tema che non si riesce a comprendere perché in questo paese ancora non riesce ad imporsi. Eppure ci sarebbe una tale diversità. Ricordiamoci, noi più o meno abbiamo più o meno la stessa età, ricordiamoci il tema delle birre. Ricordi la birra? Un tempo all'età nostra, no, ragazzini, c'era la Peroni e poi che cosa c'era? C'era poco, forse l'Heineken nelle prime anni. Oggi sono nate tutta una serie di piccoli birrifici. Di attenzione, un'eterogeneità del prodotto. L'olio, ringraziando il cielo, da sempre in questo paese che ha un'escursione termica incredibilmente differente e differenziato, eppure non c'è questa consapevolezza rispetto a, come dire, le diverse tipologie di oli che possono essere utilizzate e possono essere anche abbinate a determinati piatti. L'olio ancora rimane per buona parte dei consumatori un bene omogeneo e difficilmente qualcuno tende a cambiarlo. Eppure io credo fortemente che anche sul tema dell'olio si può e si deve fare qualcosa di più, anche per educare ad un diverso consumo e soprattutto a un consumo più salubre, perché quello che diceva fra le righe, e l'ho molto, come dire, apprezzato, è l'utilizzo dell'olio anche nelle cucine, perché un altro tema della sostenibilità è la sostenibilità proprio sanitaria della salute. Andare a mangiare tutti i giorni al ristorante non deve essere una cosa che fa paura, deve essere una cosa che invece invoglia, rende ancora, paradossalmente deve far stare ancora meglio. E credo che sull'olio e sulla capacità di promuoverlo, di abbinarlo ai piatti, di abbinarlo ai vini, di abbinarlo a un percorso, c'è ancora molto da fare. Beh, io ho lanciato un'idea, l'abbinamento col vino, naturalmente l'olio va abbinato col cibo, ma nella vendita potrebbe essere abbinato
al cibo in qualche modo, no? Allora, anche perché quando noi facciamo una bella bruschetta, proviamo a pensare alla bruschetta con quell'olio straordinario che ci vede, due pomodorini, diciamo, un attimo solo che arriva il microfono sanificato. Ecco, abbiamo, ecco, vieni, eccolo qua il nostro microfono. Hai visto come siamo precisi? Sanifichiamo ogni passaggio. Lo so, so bene. Ma anche il tema della frittura nei ristoranti è molto importante, perché la frittura domestica sta scomparendo, perché naturalmente è complicata, non tutti hanno delle cucine così spaziose e che è possibile arieggiare. Fatto un giro in fiera, Luigi, hai visto quanta attrezzatura? Ho visto. L'olio extravergine lo possiamo usare in queste cucine? Non soltanto l'olio extravergine, perché per esempio a me piace far percepire un messaggio molto importante, che nella ristorazione si può anche risparmiare con gli oli, perché ci sono tante tipologie di oli da cottura, che non devono essere necessariamente di eccellenza, perché nella cottura ciò che conta è la stabilità del prodotto, quindi anche perché poi con l'eccesso di calore tutta quell'eccellenza si perde. E quindi è importante che ci sia una base d'olio, che può essere anche un vergine addirittura, oppure un olio d'oliva, oppure anche un olio di salsa nelle fritture. Per esempio in Spagna c'è un'iniziativa molto interessante con l'olio di salsa, che in Italia ci si spaventa perché la parola salsa non la si comprende, però in realtà se noi chiamassimo l'olio di salsa olio di semi e di polpa di olive avrebbe un successo differente, perché nutrizionalmente è inferiore all'extravergine, però è superiore a molti oli da seme. Perché comunque i paesi asiatici lo utilizzano. La matrice comune oliva è fondamentale, perché nell'oliva ci sono tutte quelle sostanze antiossidanti che naturalmente non si disperdono e quindi si trovano anche nei prodotti di qualità inferiore. E poi l'olio extravergine di oliva, che è, diciamo, al vertice, si sviluppa anche in tante formulazioni differenti in base al tipo di fruttato. Ecco perché la ristorazione, secondo me, agisce in maniera anche più concreta dei libri. Io scrivo e pubblico come editore tanti libri e riviste, però ovviamente viviamo in un paese che legge poco, e quindi la ristorazione può invece supplire, perché quando io vado al ristorante amo ascoltare chi è in sala, ecco, lavorare anche sul personale di sala, oltre che sullo chef o comunque gli addetti proprio alla cucina, è molto importante, perché significa trasmettere un sapere e poi recuperare quel valore, perché l'olio extravergine oliva viene percepito ancora come un costo, quando invece è un'opportunità grossissima, perché saperlo presentare bene, raccontarlo bene, significa anche per un ristorante utilizzarlo bene significherebbe veramente dare una svolta. E comunque sì, bisogna portare l'olio anche insieme con il vino, e perché poi è un alimento veramente naturale, perché una spremuta, mentre il vino comunque subisce delle trasformazioni che sono tutte naturali, intendiamoci, anche però l'olio. Ci sono dei blend a 1,50 euro? Ma quelli 1,50 euro per fortuna non li ho mai trovati sullo scaffale, per fortuna. 2 euro? Lì la questione del prezzo degli oli è molto complessa. Molto complessa perché è difficile, per esempio molti mi chiedono qual è il prezzo giusto per un olio. È difficile perché ci sono tante olivicolture. L'olivicoltura ligure d'alta quota viene quotato 14 euro al litro sfuso, quindi figuriamoci poi 14. Confezionato. Ecco, 14 euro al litro è una cifra enorme per essere venduto sfuso. Beh, giusto. Eppure ci sono. Non è molto. Ci sono oli. Ci sono gli. Che vengono. Qual è il prezzo giusto? No, giusto, diciamo. È difficile dirlo, perché se per esempio un olio si ricava dalle olive coltivate con l'alta densità, dove ci sono 3.000 alberi in un ettaro, ha un costo decisamente inferiore rispetto a un oliveto che ha 100-200 alberi. Perché non è sostenibile quello ad alta densità? No, quello ad alta densità è sostenibile del tradizionale, è paradossale questo. Si consuma meno acqua e tutto è controllato, perché prima parlavamo di tecnologia, ma con la tecnologia noi sappiamo anche quale pianta nell'oliveto ha bisogno di una cura. E quindi non facciamo un intervento a difesa di quella pianta se c'è un patogeno. Non lo facciamo su tutte le piante, lo facciamo su quelle piante che hanno bisogno. Se c'è una carenza di un elemento, manca potassio, diamo il potassio là dove manca.
Quindi è molto importante lavorare con una visione rivolta al futuro, con la tecnologia, e oggi tant'è che l'alta densità punta proprio sulla sostenibilità, perché siamo già la terza generazione di alta densità, che non ci deve spaventare, perché un tempo c'erano tanti distanziamenti tra un albero e l'altro perché era una società diversa, era un'economia diversa, perché c'era la consociazione con altri alberi, in modo tale che l'agricoltore avesse sempre in tutti i mesi dell'anno qualcosa di cui nutrirsi, non è facile, o comunque da scambiare con il vicino, ecco. Luigi, oggi, Luigi, sei una macchina da guerra, lo sappiamo. Ma sì, lo sappiamo. Però quello che volevo ringraziarti per questa tua partecipazione, che non è facile coinvolgere. Ma quando vieni coinvolto, devo dire che... Ma abbiamo anche martedì un appuntamento qui. Diciamolo ai ristoratori, martedì a che ora? Martedì alle 14, è un appuntamento molto importante perché significa ripensare gli spazi della ristorazione, e la proposta viene attraverso dei relatori che sono dei designer, perché bisogna anche pensare all'arredo, perché si comunica anche con tutto ciò che è, diciamo, il visibile. Centro di designer, anche i designer hai coinvolto? Anche, ma certamente. Ma io organizzo un concorso di design che ha rovesciato il fronte oleario, nel senso che un tempo le bottiglie di olio erano austere, anche brutte, si sporcavano. Oggi invece sono bottiglie straordinariamente belle, ma non soltanto sul piano estetico, sul piano ergonomico, sul piano della funzionalità. Avere una bottiglia che sul tavolo di un ristorante non è macchiata, perché si macchia facilmente. Oggi ci sono delle carte antimacchia di alta qualità. Quindi abbiamo la carta come quella dei vini, elegantissima, anche la sensazione tattile straordinaria, e non si macchia d'olio. E questa è della tecnologia. Io ricordo che veniva riboccata la bottiglia dell'olio. E quello è stato un grosso problema. Per fortuna c'è stata anche una legge, ma io sono sempre contrario a delle leggi che intervengano per correggere un problema. Ci deve essere invece un processo culturale. Infatti quella legge io non l'ho condivisa. Non l'ho condivisa perché se non hai un'accettazione di un'idea forte, che è quella di proteggere questa materia prima, una legge è una forzatura, significa che tu non consenti un processo culturale. Quella legge anti-rabocco, anche se era giusta, perché un olio in un ristorante non può essere raboccato, una bottiglia non può essere raboccata perché non sappiamo della certezza dell'origine, non sappiamo della certezza della qualità, ma soprattutto una bottiglia raboccata significa anche che quella qualità non viene mantenuta, perché quando si rabocca l'olio che rimane si è ossidato nel frattempo e quindi rovina la materia prima, che magari può essere anche di qualità, e poi è brutto presentare una bottiglia sporca. Ma ci deve essere un processo culturale, altrimenti non si raggiunge mai l'obiettivo. Che relazione hai con i nostri amici ristoratori? Una bella, io sono contrario a coloro che puntano il dito contro la ristorazione dicendo maltrattate l'olio. No, perché in realtà anche i produttori maltrattavano l'olio prima. E anche poi, adesso qualche volta. Anche adesso, ma prima soprattutto, perché ci sono state delle leggi, quelle della Comunità Europea, che hanno consentito di fare un salto di qualità nel mondo dell'olio, che in passato mancava. Un processo che si è avviato attraverso una serie di incontri di formazione che possono sembrare banali oggi perché sono stati acquisiti, ma un tempo si produceva un olio veramente di cattiva qualità, poco stabile. Lampante veniva utilizzato. Lampante o comunque vergine, quindi un olio non di alta qualità e comunque dalla vita breve. Per esempio il libro che io ho pubblicato ora, siamo partiti da un concorso, da un contest che valutava la qualità durevole, quindi con la più alta shelf life, perché l'olio non è come il vino che ha una vita lunga, l'olio è un elemento fragilissimo, ecco perché va trattato molto bene. Comunque ci deve essere un processo culturale, senza un processo culturale non si va da nessuna parte. Quindi sai, io vorrei stare con te ancora un'altra oretta, ma ne approfittiamo martedì, ripetiamo l'appuntamento. Martedì alle 14. Spazio FIPE, padiglione 7. Esattamente. Ci sarà Mauro Olivieri, un designer, ci sarà Paolo Barrichella,
designer, l'architetto e designer Alessia Cipolla. Poi per quanto riguarda l'associazione professionale Cuochi Italiani ci sarà Francesca Bodini. E poi probabilmente dimentico un altro relatore, ma insomma il programma lo troverete qui. Bene, nel... prima di chiudere, mi dica, Broggini, venga qua. Michelangelo. Ecco, Michelangelo Aiola, che è, ecco, questo è molto importante. C'è a Gallarate l'istituto, un istituto alberghiere molto importante, Falcone, che è la prima scuola azienda. Hanno un ristorante aperto al pubblico ed è molto importante l'apertura al pubblico, perché cosa significa? Che si viene giudicati, non si lavora a scuola per qualcosa che vale soltanto per delle prove didattiche, ma c'è un pubblico che ti giudica, dice qui... Anche nelle aziende dovrebbe essere così, anche nelle aziende. Anche nelle aziende. Bene, io ringrazio Maria Pizzorno di Winesider, Luigi Caricato, che l'abbiamo appena ascoltato, è un'energia fantastica, Mauro Apostolo, direttore commerciale di Ecozema, naturalmente in questi giorni sarà in fiera, avremo anche dei filmati disponibili che possiamo far girare, anche Olio Officina ha dei filmati interessanti da porci, e vorrei lasciare questo microfono in sicurezza al nostro direttore generale di FIPE per ricordare che la ristorazione è fondamentale per valorizzare e promuovere. Beh, assolutamente sì, permettimi di ringraziare anche Mauro Iori Unogas, perché sono veramente gli amici e sono molto attenti al settore della ristorazione. Guarda Sauro, innanzitutto ringrazio te perché sono le 5 di domenica, permettimi di fare una battuta, FIPE c'è anche in questa prima edizione di Host post pandemia. E sono stati 2 anni difficilissimi, questi 3 giorni credo, ormai sono 3 giorni, ci stanno dando, come dire, la speranza, dei suggerimenti, una prospettiva. Se prima pensavo a una speranza, adesso ci stanno dando una prospettiva, e questa forse è la conclusione migliore che possiamo fare. C'è voglia di ripartenza, c'è voglia anche di investire, e sicuramente la parola sostenibilità è il futuro per rimanere sul mercato e cercare anche di avere un percorso di crescita e di maturità di questo settore. Sauro, su questo dobbiamo puntare sempre di più. Questo è un settore che deve crescere in maturità e competenze, e la sostenibilità è assolutamente uno dei perni centrali su cui puntare. Aggiungo formando e informando. Grazie, rilanciamolo nello studio.